Una nuova emergenza rifiuti sarebbe alle porte nell'agro sarnese nocerino. Questo perché i rifiuti organici potrebbero non essere raccolti nei prossimi giorni nei comuni afferenti il consorzio Bacino Salerno 1. Alla base del mancato conferimento dell'organico in questi giorni da parte degli automezzi del consorzio all'impianto di Sardone c'è infatti la comunicazione da parte del direttore di Gesco, che gestisce l'area per la raccolta dell'umido, dell'autorizzazione al trasporto scaduta da parte dei mezzi del consorzio Bacino Salerno 1. Ma se questo è vero, significa che gli automezzi non solo non potranno conferire l'umido, ma anche tutti gli altri tipi di rifiuti. La situazione dunque è paradossale. Davanti all'impianto di Sardone sono bloccati da ore una cinquantina di automezzi del consorzio Bacino Salerno 1 carichi dei rifiuti organici dei comuni, in particolare dell'Agro, mentre gli operatori dello stesso consorzio sono riusciti a conferire altre tipologie di rifiuti allo STIR di Battipaglia, nonostante ci sia l'identico problema contrattuale. La domanda dunque è: perché sì da una parte e per un tipo di rifiuto e no alla Gesco per l'umido? Gli operai sono confusi, stanno lavorando con enorme difficoltà in questi giorni. La mancata consegna della frazione umida potrebbe scatenare una serie di eventi negativi. I rifiuti organici potrebbero restare a questo punto a bordo degli automezzi, l'umido dei cittadini invece potrebbe presto accumularsi in strada, a meno che i comuni non chiedano agli stessi cittadini un sacrificio e quindi di non conferire la frazione organica per qualche giorno. Ma questa è solo un'ipotesi. Per risolvere il problema, due le soluzioni nell'immediato. O il consorzio di Bacino Salerno 1 provvede a rinnovare i contratti per l'autorizzazione al trasporto, ormai scaduti, oppure i comuni, con un ulteriore aggravio di spesa per gli utenti, dovranno avvalersi di ditte esterne per conferire la frazione umida, come già ha provveduto a fare, a quanto pare, il comune di Corbara. Una brutta gatta da pelare per il commissario liquidatore del consorzio Bacino Salerno 1, l'avvocato Fabio Siani, che intanto deve fronteggiare un altro problema. Per un ricorso presentato da una sigla sindacale, infatti, è stato per ora bloccato il passaggio di cantiere per il servizio raccolta rifiuti nella città di Cava dei Tirreni dal consorzio alla Metellia Servizi. Dal prossimo mese di marzo tutti gli operai, infatti, dovrebbero gravitare in orbita Metellia Servizi. Questo ricorso ha di fatto bloccato momentaneamente la situazione, anche se la maggioranza dei sindacati ha sempre spinto per il passaggio di cantiere, sia per preservare le maestranze, sia per assicurare ai cittadini cavesi un servizio migliore.